Buongiorno a tutti e benvenuti e grazie di essere così numerosi anche questa mattina per questo nuovo webinar di Siderweb. Questa mattina abbiamo immaginato di mettere un focus particolare sul tema del commercio internazionale, sui mercati internazionali, per capire quali sono effettivamente le prospettive dell'interscambio all'interno in un momento nel quale, diciamo così, siamo nel corso di un profondo riposizionamento anche geopolitico, geostrategico da parte dei grandi player mondiali. La regolamentazione del commercio internazionale e di quello siderurgico in particolare è un po' come un pendolo. In certi momenti, diciamo così, va verso un'apertura molto importante, molto significativa, in altri invece vengono introdotte delle significative restrizioni. Questa è una fase nella quale, a partire, diciamo così, dalla presidenza Trump, il pendolo si è spostato verso una attenzione molto forte da parte di alcuni paesi addirittura di protezionismo, in particolare gli Stati Uniti che hanno introdotto la Section 232, alla quale poi c'è stata come risposta difensiva la salvaguardia europea per evitare che il materiale che non andava più su quel mercato venisse riversato tutto sul continente europeo. Quindi una serie di situazioni che sono in movimento, anche perché nel frattempo, come dire, abbiamo avuto un cambio di scenario per quel che riguarda la presidenza americana con l'avvento di Joe Biden, una presidenza che, lo vedremo poi e ce lo diranno questa mattina chi interviene nel nostro webinar, non ha cambiato in modo poi così significativo alcune modalità. Abbiamo avuto un altro grande player, la Cina, che ha preso proprio negli ultimi mesi delle decisioni importanti che portano a quella che abbiamo spesso definito una macro regionalizzazione delle produzioni e dei mercati. Ma all'interno di tutto questo, quali sono le prospettive per l'Europa e in particolare per il mercato italiano, che è quello che naturalmente ci sta più a cuore? Quali sono e quali potrebbero essere all'interno di una fase di mercato ancora molto, diciamo così, effervescente, le grandi determinazioni che si stanno arrivando a livello internazionale? Ecco, di tutto questo parleremo questa mattina, come sempre, in questo un webinar diviso in due momenti. Nel primo momento avremo una fase, diciamo così, di proposte di analisi e lo faremo con Carlo Muzzi del Giornale di Brescia, un collaboratore anche di Siderweb, esperto di problematiche internazionali, che descriverà appunto quali sono i principali trend geopolitici in questo momento. Avremo poi il nostro direttore responsabile di Siderweb, Davide Lorenzini, che invece illustrerà, diciamo così, i dati dell'import dell'acciaio in Europa e farà un focus in particolare sul tema della salvaguardia. E poi nella seconda parte un'intervista doppia, un faccia a faccia, con l'ingegner Bregant, Flavio Bregant, direttore generale di Federacciaio, un gradito ritorno, lo ringrazio di essere qui con noi questa mattina, e con Paolo Sangoi, che è presidente di Assofermet Acciai da pochi mesi, da poche settimane, ed è CEO del gruppo Sangoi. Quindi a Paolo Sangoi il benvenuto ai nostri webinar, è un piacere ospitarlo qui con noi. Loro ci daranno il loro punto di vista, lo faremo, come dire, all'interno di un dialogo. Prima di dare la parola a Carlo Muzzi, due ringraziamenti che, come sapete, non sono assolutamente formali alle associazioni che ci danno il loro patrocinio e che ci sono vicine, a tutte le aziende, a tutte le imprese, che agli enti che invece ci hanno anche sostenuto in questo progetto della creazione dei contenuti attraverso i nostri webinar. Un progetto importante alla quale ha lavorato tutta la squadra di Siderweb e che ha riscosso, lasciatemelo dire, un grande successo. E grazie a tutti voi naturalmente che ci state seguendo. Tutti voi che ci state seguendo lo potete fare se non siete sulla piattaforma, anche in diretta sul canale YouTube di Siderweb, nel quale
ci sono più, ci sono parecchi che ci stanno seguendo anche lì. Tutti quelli che si sono registrati agli webinar riceveranno nel primo pomeriggio le slide che verranno presentate da Carlo Muzzi e da Davide Lorenzini. Io con l'introduzione ho finito, mi fermo qua e do la parola a Carlo Muzzi. Carlo, sei con noi? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo, ovviamente a chi parlerà dopo di me. Allora, il mio compito è quello di inquadrare la situazione del commercio internazionale e quindi il mio intervento, seppur veloce, sarà diviso in due parti. Prima un quadro veramente molto veloce ma generale di quello che è successo nel commercio internazionale dalla pandemia e nello scenario, diciamo, attualmente quasi post-pandemico, anche se ovviamente ci sono molte incertezze, e poi analizzare un attimo la posizione dei tre principali attori geopolitici che ci interessano, ovviamente gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina. Diciamo che la prima cosa da cui partirei è proprio invece la situazione del commercio internazionale, la situazione globale, cioè il rimbalzo che c'è stato tra il 2020 e questa prima parte del 2021. Allora, innanzitutto più è stato più sui beni che sui servizi e poi capiremo perché. Però è stato un rimbalzo abbastanza veloce, seppur abbia ancora delle grandi fragilità al suo interno, perché ci sono dei motivi, ovviamente, cioè gli analisti hanno analizzato il motivo per cui rispetto ad altre crisi precedenti la crisi pandemica ha avuto un impatto pesante, ma poi ha avuto un rimbalzo molto più veloce e migliore di quello che nel momento forse più oscuro della crisi, quindi a metà dello scorso anno, le previsioni davano. Ecco, quindi c'è un primo dato di rimbalzo migliore di quello che era previsto. Allora, i motivi sono sostanzialmente tre. Innanzitutto c'è stata subito una politica di stimolo da parte delle banche centrali, molto decisa. Le banche centrali hanno investito qualcosa come hanno comprato asset per circa 10 trilioni di dollari. Quindi un rimbalzo che è stato assicurato da questa iniezione di moneta, da questi stimoli. Stimoli che in realtà stanno ancora proseguendo, ma su cui ci sono ovviamente alcune incertezze. Secondo aspetto per questo recupero è stato quello legato al fatto che i consumatori, grazie anche all'iniezione di moneta, di soldi, sono riusciti, ovviamente con il lockdown non hanno potuto investire in servizi, nessuno poteva muoversi, eravamo tutti chiusi in casa in tutto il mondo, ma c'è stata una capacità maggiore da parte del consumatore di investire in beni. Quindi per questo motivo, se noi guardiamo anche il grafico sulla ripresa, i beni sono cresciuti molto più dei servizi, anche grazie a questo aspetto. E altro aspetto molto importante per il commercio internazionale è stata che le catene di approvvigionamento del manifatturiero hanno ripreso molto più velocemente rispetto che in passato, anche perché la capacità di lavorare anche da remoto ha permesso una maggiore efficacia nella ripresa. Quindi, e ultimo aspetto, in ogni caso, su questo poi magari però dobbiamo, sarà una parte anche della seconda parte del mio intervento, alcune misure restrittive a livello del commercio internazionale sono state ridotte in questo ultimo periodo, proprio perché c'era già una situazione di lockdown per le persone. Questo è il fatto, queste sono le motivazioni per cui c'è stata una reattività migliore da parte del sistema del commercio internazionale. È chiaro che ci sono però delle grandi fragilità.
Partiamo dal discorso degli stimoli. Adesso le banche stanno interrogandosi su come districarsi da tutti quegli asset e da questi grandi investimenti che hanno fatto, senza però influenzare in maniera troppo negativa i sistemi economici. La Cina, ad esempio, quest'anno ha messo alcune misure un po' più restrittive sul fatto che le banche possano liberarsi di questi asset, e quindi la crescita in teoria potrebbe essere inferiore. Quindi questo potrebbe mitigare una crescita, tant'è che anche l'OCSE, ma sfruttando tutti anche i dati del Fondo Monetario o dell'Agenzia Mondiale del Commercio, fa delle diverse valutazioni sulla possibile ricrescita. Ci sono almeno tre scenari, come sempre, sulla possibile crescita del commercio internazionale, dell'economia internazionale. Una in linea, una upgrade, un downgrade, ovviamente, che sono le downside scenario, l'upside scenario e la baseline. È chiaro che ci sono ovviamente variabili che sono esogene anche alla volontà degli attori in campo, perché se ci dovesse essere comunque una ripresa dalla pandemia, è chiaro che saremo già in un downside scenario. Anche su questo vi è un altro aspetto che non abbiamo considerato, che è quello della vaccinazione a livello mondiale. In questo momento solo uno su quattro sono vaccinati, tutto concentrato nei paesi avanzati, e questo potrebbe essere un motivo di mancato driver dello sviluppo del commercio internazionale, o della tenuta nel medio periodo del commercio internazionale. E infine c'è una questione di offerta e domanda. Ci sono casi visibili, ben visibili, sul fatto che vi sia un'offerta inferiore anche all'indomani della crisi pandemica. Pensiamo ai microchip dei computer. Nel momento in cui c'è una maggiore richiesta di tecnologia, in realtà c'è stato un blocco della produzione tecnologica, che è poi connessa anche all'aumento dei costi dei trasporti, soprattutto marittimi. Oggi, per spostare del materiale dalla Cina agli Stati Uniti via mare, i costi sono quadruplicati rispetto alla fase pre-pandemica. E sempre per quanto riguarda, e questo è l'altro fattore di fragilità che vi invito a ricordare, per l'economia internazionale, per il commercio internazionale, c'è un aspetto anche anche sui trasporti. Pensiamo a quello che è successo con la crisi del canale di Suez a marzo. Cioè, è bastata una porta container che si incagliava nel canale di Suez, si è bloccato per dei giorni, è stato fermo il mercato internazionale. E tenendo conto che oggi il 90% delle merci viaggia via mare, che quel 90% vale il 12% del PIL mondiale, e che le proiezioni sono destinate a crescere. Quest'anno crescerà oltre il 4% il trasporto delle merci, e da qui al 2025 quella movimentazione merci crescerà mediamente tra il 4,8% e il 5%. Quindi anche questi sono fattori di fragilità che devono essere tenuti in considerazione. In ogni caso, io credo che la reattività del sistema internazionale è stata molto migliore rispetto a casi precedenti. È chiaro che in alcuni casi, negli ultimi casi che abbiamo visto, 2009-2015, ci sono i due casi, i scenario che mostrava anche l'OCSE, erano situazioni anche endogene al sistema delle relazioni internazionali, erano problemi anche economici strutturali. In questo caso il sistema ha dimostrato di avere messo in campo politiche di stimoli quasi immediatamente, che hanno permesso una ripartenza veloce. Chiaro, bisognerà vedere per gli elementi che vi ho detto prima quali saranno poi la prova, insomma, bisogna vedere quali sono come si muoveranno queste variabili nei prossimi mesi. Pervenendo invece ai rapporti
tra le grandi entità geopolitiche, quelle che ci interessano direttamente anche per il commercio internazionale. È chiaro che, come diceva giustamente Dall'Angelo all'inizio, veniamo da uno scenario complicato. L'amministrazione Trump ha caratterizzato e ha segnato in maniera profonda il commercio internazionale negli ultimi 4 anni, e l'onda lunga di quelle scelte non è stata ancora in realtà smaltita. Biden si è presentato a giugno in questo suo tour europeo, in cui ha cercato di toccare tutti i temi, no? Dalla sicurezza collettiva al commercio internazionale, a un tentativo di pacificazione con la Russia. Ma per quello che interessa a noi, al G7 in Cornovaglia ha proposto questo nuovo modello, questo B3V, Build Back Better in the World, che dovrebbe essere un ritorno al multilateralismo nei rapporti con l'Unione Europea, e un metodo per archiviare la stagione oscura di Trump, che ha comunque ha fatto una scelta di rinserramento molto dura. Peraltro faccio notare che rispetto all'era Obama, che è quella che veniva guardata con nostalgia dagli europei nel pieno del trumpismo, alcune cose sono cambiate, nel senso che Biden, l'amministrazione Biden, guarda con maggiore interesse all'Europa oggi di quanto lo facesse l'amministrazione Obama, che proprio per scelte, per dichiarazioni fatte dal presidente al tempo, guardava maggiormente al Pacifico. Oggi invece anche gli americani hanno un'esigenza di riaffermare una propria presenza in Europa, anche alla luce dei rapporti complicati con la Russia. Quindi la proposta di Biden, che dovrebbe essere in realtà alternativa al BRI, quindi alla Belt and Road Initiative cinese, è stata avanzata, ma è molto vaga, non è chiara, cioè, al di là di alcuni principi e di ma, insomma, non è stato ben specificato, è stato qualcosa buttato lì per vedere se gli europei avrebbero abboccato. In realtà gli europei, anche dal punto di vista dei rapporti commerciali, stanno mostrando una certa giusta diffidenza, perché al di là delle dichiarazioni di principio gli Stati Uniti non hanno ancora mostrato di essere davvero affidabili da un punto di vista del commercio internazionale. È vero che è stata sospesa la battaglia commerciale per 5 anni, la vicenda commerciale Boeing Airbus, che in questi anni ha pesato comunque sulle economie europee. E da un certo punto di vista anche gli europei hanno cercato di facilitare questa sospensione bloccando dei dazi a maggio. Dombrovskis ha annunciato che bloccava dei dazi a maggio, che sarebbero dovuti entrare automaticamente in funzione, grazie anche alla luce di quello che il WTO ci permette di fare. Ma non basta, questo non basta agli europei per fidarsi e per... perché in realtà poi quella questione dei dazi è stata semplicemente congelata e non è stata risolta. E l'abbiamo visto anche nella risposta un po' dubbiosa proprio alla proposta americana del B3, con la Germania che ha ovviamente un surplus commerciale con la Cina, e quindi temporeggia sulle risposte. Noi italiani, che abbiamo un memorandum firmato dal governo giallo-verde, che... insomma, a parole, attraverso il Premier Draghi, abbiamo detto che lo riesamineremo, ma in questo momento di fatto è congelato, ma non è in nessun modo bloccato, cioè non è stato cancellato quell'accordo. Quindi ci sono molti aspetti che ci dicono che poi la storia non può tornare indietro. Insomma, siamo in un nuovo scenario, andiamo avanti. Sarà interessante vedere anche cosa succederà nell'era post Merkel, perché c'è anche quest'altro dato: la potenza guida europea è in una fase di transizione. La Merkel, che ha guidato la Germania e anche nei momenti più di maggiore tensione anche l'Unione Europea nel confronto con Trump, da settembre si farà da parte, cambierà necessariamente anche l'impostazione tedesca. A quel punto si tratterà di capire cosa succederà. Un altro dato che vi lancio è questo: è vero che Biden chiede agli europei
di fare una scelta tra lui e la Cina, ma anche tra lui e la Russia. In realtà, anche su questo, noi lasciamo aperta una porticina, perché la rottura politica con la Russia, che è stata consumata all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina e della conquista da parte della Russia, della Crimea, in maniera unilaterale con un finto referendum, ha portato a delle sanzioni molto pesanti. In realtà, con la Russia, che è un nostro vicino scomodissimo, che cerca anche di influenzare gli sviluppi democratici dei paesi europei, c'è una porta aperta, che è quella legata al Blue Stream, al Nord Stream, insomma, a quell'oleodotto che collegherà la Russia alla Germania e in qualche modo collegherà la Russia all'Europa. Questo gli americani lo sanno benissimo, hanno provato fino all'ultimo ad opporsi. In questo momento però quella cosa sta funzionando e sta andando avanti, e quindi questa cosa resta aperta. Quindi c'è uno scontro politico con la Russia, ma poi giustamente dobbiamo fare degli affari, dobbiamo tenere aperta una porta dal punto per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. L'ultima cosa con la Cina, la situazione è irrisolta, c'è una situazione in questo momento anche sugli investimenti, sul commercio, è tutto bloccato. La Merkel e Macron avrebbero voluto entrambi aprire un dialogo più stretto con Xi. Hanno fatto un bilaterale, ma la cosa a livello europeo non è possibile, perché per entrambi, insomma, Macron è entrato nell'anno che lo porta alle elezioni, la Merkel, abbiamo già detto, è sul viale del tramonto, quindi in questo momento non è stato deciso niente ed è tutto bloccato. Ultima cosa, noi come europei in questo momento, a fronte delle offerte degli americani e a questa situazione complicata con i cinesi, stiamo valutando di aprire, di darci una nuova possibilità in Africa, dove sono già arrivati i cinesi, dove stanno arrivando politicamente i russi, ma con una sorta di partnership, anzi con una vera partnership con gli indiani, stiamo cercando di entrare nel mercato africano e nel mercato dell'Asia centrale con maggior convinzione. Quindi lo scenario è veramente in grandissima evoluzione, più che mai, tutto in subordine e sub iudice rispetto al grande macro tema della ripresa a livello internazionale. È stato puntuale e preciso come sempre, soprattutto ci hai dato degli elementi di contesto per vedere, per capire quanto poi quello di cui ci occupiamo, andiamo a occupare più direttamente adesso, quindi la nostra materia, l'acciaio, è centrale, ma è anche sottoposto ad una serie di scelte macroeconomiche e geopolitiche che finiscono per influenzare tutti, dalla produzione al commercio internazionale, e di commercio internazionale e delle sue regole, di quello che è successo con il rinnovo della salvaguardia e quello che potrebbe succedere anche con il CBAM. Ci parla adesso Davide Lorenzini, al quale do la parola e la condivisione dello schermo. Perfetto. Davide, a te. Grazie Lucio, adesso provo a condividere lo schermo, vediamo se funziona tutto. Vedete lo schermo, spero. Ok, perfetto. Ok, la presentazione, innanzitutto buongiorno e grazie dell'attenzione. La presentazione di oggi, di cui ringrazio per il contributo anche il collega Stefano Ferrari, vuole innanzitutto illustrare l'andamento del commercio internazionale di acciaio per individuare i trend di medio-lungo periodo e vedere come sono stati influenzati dalle recenti decisioni politiche, oltre a porre qualche interrogativo sui possibili sviluppi del prossimo futuro. Per far ciò analizzeremo l'andamento mondiale, europeo e italiano del commercio, e vedremo anche, come accennava Lucio, quali sono le leggi e le norme che incideranno e incidono su questo segmento nei prossimi anni. Partiamo con la prima slide, e è quello che descrive l'andamento del commercio siderurgico mondiale dal 1975 al 2020. Come potete vedere, proprio a un primo colpo d'occhio, i volumi sono in forte aumento, e si passa dai 115 milioni di tonnellate del 75 ai 400 milioni di tonnellate del 2020. Come potete vedere dal grafico, ci sono tre forse i macro trend principali che possiamo vedere. Una prima fase estremamente espansionistica che va dal 1975 al 2008 e si è arrivati al picco di 440 milioni di tonnellate annue.
Da qui poi interviene la grande crisi Lehman Brothers e fa crollare il commercio a 330 milioni di tonnellate. Poi abbiamo una successiva fase espansiva che va dal 2010 al 2016, in cui raggiungiamo il livello record dei volumi di commercio messi in commercio, sono 477 milioni di tonnellate, e poi abbiamo una fase discensiva dal 2016 al 2020, che ha raggiunto circa 75 milioni di tonnellate annue. Se da questa diciamo fase di discesa escludiamo anche il 2020, che sappiamo proprio per la crisi pandemica potesse essere un anno considerato un po' anomalo, abbiamo comunque un calo di 35 milioni di tonnellate, e questo è figlio soprattutto proprio delle limitazioni al commercio che erano state imposte dall'amministrazione Trump con la Section 232 e con la salvaguardia, o meglio le salvaguardie, perché non c'è solo quella europea. La cosa interessante è anche confrontare il livello di export, i volumi di export di acciaio sul totale della produzione. Fatto 100 la produzione di acciaio, siamo andati a vedere i volumi di acciaio che quota parte ne rappresentano. E da qui si vede qualcosa di nettamente diverso rispetto alla slide precedente. Abbiamo una grossa fase espansiva che va dal 22%, 22,6% nel 1975 al 39,2% del 2020. E mentre negli anni successivi, a causa dell'esplosione della produzione cinese, a cui però non ha fatto seguito un parallelo aumento del commercio, abbiamo una contrazione fino ai 26,7% del 2013. Da qui poi ci sono stati altri 3 anni di crescita, per poi arrivare a un ulteriore calo del 2020, frutto anche della pandemia, che è un livello praticamente minimo, perché è del 22,9%, quindi comparabile con quello del 75. E sono tutti valori nettamente inferiori alle medie sia del 75-2020, che era del 31,8%, che del 2001-2010, che è del 35%, mentre il 2011-2020 è stato solo del 27,9%. Questa forse è una slide che conoscete meglio, è il saldo commerciale delle 3 macro aree principali che analizziamo: l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina. E quello che balza all'occhio è sicuramente il mercato cinese, l'andamento cinese, che abbiamo visto ha raggiunto nettamente il surplus commerciale, ma ha raggiunto anche picchi di 100 milioni di tonnellate nel 2015 e 2016. Prima però di cambiare, di invertire la tendenza, forse anche grazie all'aumento dei consumi interni, fino ad arrivare al 2019 a 50 milioni di tonnellate. Ecco, il grafico si limita al 2019 perché sono l'unico anno disponibile che abbiamo, su cui abbiamo riuscito a avere i dati, ma comunque per dare un'analisi di tendenza è più che sufficiente. Passando invece agli Stati Uniti, vediamo che sono fondamentalmente un'economia sempre in deficit commerciale, un andamento più o meno orientato intorno ai 10 milioni di tonnellate, se vogliamo vedere nel triennio 2008-2010, poi scende fino ai 20 milioni di tonnellate, e poi, grazie anche proprio all'inversione di tendenza e anche del discorso della Section 232, fa un po' di salita. In UE invece la situazione è cambiata. Anche qui abbiamo uno spaccato molto ridotto rispetto al resto dei due paesi, però abbastanza significativo, perché passiamo da una situazione in surplus commerciale a un deficit commerciale. Praticamente nel 2012 c'è un'inversione di tendenza che ci porta al minimo nostro toccato di 18 milioni di tonnellate, per poi recuperare nel 2019 a 11 milioni di tonnellate di deficit. Questo invece è un grafico che descrive l'export di rottame, un grafico interessante perché sappiamo che, visto lo sviluppo del forno elettrico, potrebbe essere oggetto di nuove politiche protezionistiche, ma ne parleremo dopo. Fondamentalmente vediamo un netto incremento tra il 2001 e il 2004, in cui si passa da 54 a 94 milioni di tonnellate, e poi sostanzialmente il grafico assume una stabilità, cioè si oscilla tra i 92
e 105 milioni di tonnellate. Da considerare però questa cosa: se noi facessimo lo stesso esercizio di prima, mettendo in relazione i volumi di export di rottame con il totale della produzione, il grafico risulterebbe in netta discesa, poiché la produzione in questi anni è nettamente cresciuta, mentre invece l'export è rimasto sostanzialmente stabile, quindi comunque è a valori molto bassi, si parla del 5-7% del totale della produzione. In questa slide invece vediamo i grafici sulle come si comportano nel saldo commerciale del rottame delle macro aree, e vediamo comunque delle cose sostanzialmente abbastanza note, cioè con Stati Uniti e Europa nella parte alta della slide che si confermano i fornitori globali. Gli Stati Uniti hanno raggiunto il loro picco di export a 20 milioni di tonnellate nel 2009-2011 e poi sono sostanzialmente scesi fino a assestarsi a 12-13 milioni degli ultimi anni. L'Unione Europea invece ha subito una netta crescita, soprattutto l'anno critico è il 2015, da cui è partita un'impennata di esportazioni fino ai 20 milioni di tonnellate che abbiamo registrato nel 2019. La Cina è passata da essere un importatore netto praticamente dal 2001 fino al 2014 ad una sostanziale parità, neutralità, diciamo, anzi forse il trend è anche quello, vista la maggiore disponibilità di materiale, a tentare di essere anche un leggero esportatore. Infine la linea rossa, quella che ha più fame di rottame, è la ben nota Turchia, che è comunque il maggiore importatore di rottame mondiale con un fabbisogno superiore ai 20 milioni di tonnellate. Passiamo adesso alle normative, partiamo da quella in vigore che è stata rinnovata poche settimane fa, cioè la salvaguardia. Abbiamo riassunto i punti principali di questa nuova normativa, che è la proroga per 3 anni, quindi dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024, e il fatto che la nuova norma prevede la stabilità del tasso di relaxation a un 3% anno, cioè l'incremento consentito nelle quote di contingenti disponibili. Non ci sono modifiche ai prodotti coinvolti, non ci sono modifiche al dazio richiesto una volta che si supera il contingente, quindi 25%, e non ci sono modifiche nemmeno alle aree di provenienza geografica su come era stata impostata tecnicamente. Due cose però sono nuove. La prima è che la nuova salvaguardia prevede una revisione automatica al 1 luglio 2022. Questo perché? Perché il legislatore pensava a non una proroga triennale inizialmente, ma solo di un anno. Però ipotizzando che potesse essere troppo riduttivo, ha preferito fare una proroga più lunga, ma con una clausola di revisione già prevista. Quindi non è da escludere che la nuova salvaguardia non arrivi proprio al 2024. L'altra clausola di revisione, proprio alla luce di quello che ci raccontava prima Carlo Muzzi nel confronto bilaterale tra Europa e Stati Uniti, è il fatto che se ci fossero delle modifiche agli accordi legati alla Section 232 degli Stati Uniti, anche in questo caso la salvaguardia andrà rivista in maniera sostanziale. Questa è una slide particolarmente interessante. Sono delle statistiche dell'Unione Europea che elencano l'andamento dei contingenti dei prodotti sottoposti alla salvaguardia, dei prodotti siderurgici, nel periodo 2018-2020. Ricordiamo che la salvaguardia è entrata in vigore dapprima in una fase provvisoria dal 2018, nella seconda metà del 2018, fino al febbraio del 2019, per poi diventare definitiva. E proprio il 2018 è, guardando il saldo in basso, l'anno record per le importazioni dell'Unione Europea, dove sono arrivate a 32,5 milioni di tonnellate. Nell'anno successivo, già di applicazione a salvaguardia, vediamo un effetto calmiere, si è scesi a 24,3 milioni di tonnellate. Ad onor del vero c'è da dire che c'è stata anche una riduzione della domanda nel nostro continente dell'utilizzo, oltre all'introduzione di altri dazi importanti, tipo sui piani, che potrebbero aver influenzato il numero. Comunque,
Siamo davanti a una riduzione del 25% dei volumi di importazione, mentre invece tra il 2019 e il 2020 la situazione è più calma, si passa a un 4%, ma ricordiamo sempre che nel 2020 la pandemia ha avuto un suo gioco importante. Però all'interno di questo elenco quello che spicca sono tre prodotti in particolare che sono in controtendenza e sono l'elamiera rivestimento metallico della sezione 04A, la banda stagnata e i tubi saldati di grandi dimensioni che hanno avuto un incremento di importazione rispetto a tutto il resto del contingenti che sono in calo. Guardando invece i primi mesi di quest'anno, quindi i primi cinque mesi disponibili del 2021, il quadro è ben diverso. Tra gennaio e maggio le importazioni tornano a salire. Questo si vede un aumento del 39% rispetto al 2020, che forse non è l'anno migliore per il confronto, ma comunque c'è un aumento di quasi l'11% anche nei confronti del 2019. Questo sicuramente sarà effetto sia del tasso di relaxation, sappiamo che ogni anno i contingenti aumentano da prima di un 5 poi di un 3% annuo e poi di comunque la maggiore domanda che abbiamo visto in questo inizio di 2021. Da segnalare che in questo caso ci sono delle cose particolari e sono il netto incremento di importazioni di piani e di vergella con più 500.000 tonnellate, dei tubi di hollow section da più 200.000 tonnellate e di tubi saldati di grande diametro che anche in questo caso confermano la loro netta crescita. Passiamo invece a una normativa che non è ancora in vigore ma potrebbe esserlo tra poco. Infatti domani è prevista la presentazione della struttura, immaginiamo semidefinitiva, all'interno del pacchetto Fit for 55, che sono tutte le misure in maniera di politica energetica e ambiente che verranno presentate agli Stati membri, tra cui è prevista anche la revisione dell'ETS. CBAM è l'acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism ed è previsto dall'European Green Deal. Fondamentalmente noi abbiamo analizzato una bozza ancora definitiva, quindi probabilmente già su quello che ci sarà domani potrebbero anche esserci delle modifiche, ma non è scontato. Comunque ci dà già un'idea chiara di che cosa vuol fare. L'obiettivo principale è quello di disincentivare il carbon leakage difendendo la produzione UE. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che siccome l'Unione Europea chiede alle proprie industrie di diventare più verdi, quindi fare investimenti, potrebbero esserci anche degli aggravi di prezzo sul costo. Per evitare però che i consumi si concentrino su quei paesi ambientalmente meno rispettosi e che quindi hanno un indebito vantaggio competitivo, si vuole introdurre questo meccanismo. Meccanismo che prevede una compensazione monetaria del minore rispetto dell'ambiente e della produzione. Il suo ingresso dovrà essere dal 2023 in maniera graduale e con un sistema semplificato per poi passare al 2026 in una piena attuazione. I prodotti interessati saranno cemento, elettricità, fertilizzante, alluminio e l'acciaio. In particolare per la siderurgia avremo granaglie e polveri di ghisa, ferro, acciaio, lingotti semilavorati in acciaio al carbonio, lunghi e piani in acciaio al carbonio. Sono esclusi, e questo è interessante, l'acciaio inossidabile, gli acciai speciali, le rotaie, le palancole e i tubi. Quella sua applicazione è a tutti i paesi extraeuropei con quattro eccezioni, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. In queste slide, cui passiamo magari velocemente, abbiamo cercato di ricostruire un po' il meccanismo del CBAM, diciamo al lato pratico, cosa succede per gli operatori. Abbiamo due soggetti, l'importatore e l'autorità CBAM. L'importatore farà richiesta di autorizzazione all'import, qualora importasse i prodotti soggetti al provvedimento dai paesi diciamo in lista nera, e riceverà poi dall'autorità CBAM uno stato di dichiarante autorizzato a poter procedere con l'importazione. Da qui in poi il
commercio procede tranquillamente fino al fatto che entro il 31 maggio dell'anno successivo l'importatore dovrà fare una dichiarazione XNAM in cui vengono conteggiate, secondo le formule previste dal provvedimento, le emissioni incorporate, il numero dei certificati BAM corrispondenti e la restituzione dei certificati BAM all'autorità. A questo punto l'autorità in camera è tutto, vede, valuta le cose e riporterà indietro all'importatore la restituzione dei certificati indicati nella dichiarazione per completare il cerchio dell'autorizzazione completa e quindi evitare pagamenti di sanzioni perché comunque tutto si è svolto nelle norme. Qui andiamo invece ad analizzare quali potrebbero essere, questo è un esercizio che abbiamo fatto noi come Siderweb, quali potrebbero essere l'impatto sui prodotti che verranno interessati da questo provvedimento. E vediamo che gli impatti sono notevoli perché si oscilla tra i 36-37 milioni di tonnellate del 2018 ai 27,7 milioni di tonnellate del 2020. Diciamo che essendo il 2020 un anno di estremo e il 2018 l'anno di maggiori importazioni, probabilmente ci si collocherà a metà strada. L'altra cosa che salta all'occhio è soprattutto è che avremo il provvedimento andrà a colpire soprattutto semilavorati, di cui sono 7 milioni di tonnellate, e anche i piani che rappresentano circa il 20% del totale delle importazioni europee. E sono volumi che probabilmente nell'immediato saranno difficilmente sostituibili interamente da altri paesi, ma anche forse anche dai produttori interni. Tutto invece è più tranquillo sul fronte, o quantomeno più gestibile sul fronte dei lunghi, che complessivamente si ragionano nell'ottica di 5 milioni di tonnellate, ma viste le produzioni europee tutto è gestibile. Ecco. L'interrogativo è da chi compreremo i quantitativi mancanti che probabilmente KBAM porterà a ridurre le importazioni, ma soprattutto alla luce di quello che è successo nel 2021, che prezzo si sì, pensiamo solo ai piani. Da questo punto restano comunque delle questioni aperte. La prima è quella di cui facevo riferimento, che era il discorso della limitazione all'export di rottame. È una norma su cui l'Unione Europea sta pensando per limitare comunque lo sfruttamento della propria materia prima principale, visto che non abbiamo materie prime vergini, e che però potrebbe andare a influenzare il mercato. Un'altra questione è quella del tema dell'overcapacity, ma risponderanno i nostri ospiti più tardi, cioè il fatto se sia reale o solo sulla carta. Cioè si parla tanto di overcapacity europea, però se si pensa che nei vari studi, ad esempio l'ILVA viene ancora stabilita a 8 milioni di tonnellate di produzione, mentre invece sono anni che non raggiunge questi livelli, forse qualche domanda c'è da farsela, visto anche che cosa è successo nei primi mesi di quest'anno. Vedremo poi cosa succederà, se ci sarà davvero questa riapertura al commercio globale da parte degli Stati Uniti, e soprattutto l'altro tema interessante che potrebbe influenzare tutto il nostro commercio internazionale è se Cina e Russia andranno veramente verso l'autarchia, come probabilmente indicano i recenti dazi riduzione degli incentivi all'export o i dazi all'export che sono andati a porre sulle loro produzioni. Per concludere, qualche riflessione sull'Italia, e anche qui parliamo di commercio estero e soprattutto di come si è evoluto negli ultimi 30 anni. Allora, vediamo innanzitutto ai grafici che l'Italia è sempre, forse è uno dei paesi più attivi, e anche perché sia il grafico sulle importazioni che sulle esportazioni sono molto molto alti, quindi diciamo siamo un grande importatore e un grande esportatore. L'import è passato da un 10 milioni di tonnellate a un 20 milioni di tonnellate stabile, mentre l'export più o meno dallo stesso livello si è assestato a un 17-18 milioni di tonnellate.
E queste prospettive, comunque, non ci sono prospettive di cambiamento nel breve termine, salvo cigni neri. Come vedete dal grafico finale, siamo un paese importatore comunque ancora netto e probabilmente lo resteremo. Questa è un'altra slide abbastanza interessante, così come abbiamo fatto in precedenza, abbiamo messo in relazione le importazioni e esportazioni italiane con la produzione. E ne emerge qualche cosa di interessante. Innanzitutto volevo far notare questo netto balzo delle importazioni che parte dal 2012 e probabilmente è legato un po' alla netta crisi dell'Ilva di Taranto, che ha portato a dover importare più piani rispetto a quello che in precedenza facevamo. Comunque, l'altra cosa importante da sottolineare è che, se ricordate la terza slide, quella relativa al rapporto mondiale, avevamo un rapporto dell'export sulla produzione che oscillava tra il 22 e il 40%. Ecco, nel nostro paese invece i numeri sono nettamente notevoli, perché abbiamo raggiunto un livello di export sulla produzione del 77% e dell'import sulla produzione dell'89%. Questo vuol dire che siamo un paese fortissimamente dipendente dall'export e che proprio ci rivolgiamo per il 40-50% del nostro fabbisogno di materiale ai paesi extra UE, per poi andare a rivendere tutto, a esportare all'interno del mercato comunitario circa il 70-80% delle nostre produzioni. Sul fronte del rottame invece non ci sono nulla da segnalare in maniera particolare, cioè siamo sbilanciati notoriamente verso l'import e che questo import è rimasto sostanzialmente stabile attorno ai 5 milioni di tonnellate, e anche questo non dovrebbe essere destinato a cambiare, salvo che i progetti su possibili nuovi forni elettrici a Taranto e forse a Piombino potrebbero andare ulteriormente a creare qualche piccola distorsione, però al momento i progetti restano sulla carta, per cui non ci sono indicazioni di un cambiamento di trend a breve. Ultima slide, abbiamo fatto l'esercizio di applicazione, come abbiamo visto prima, del commercio estero, del commercio europeo di acciaio, nell'impatto del BAM, ma solo per l'Italia. E vediamo che abbiamo, dal punto di vista del tonnellaggio generale, un'incidenza tra i 7 e i 9 milioni di tonnellate, quindi abbastanza importante. E soprattutto un'incidenza particolarmente pesante sul fronte dei semilavorati, essendo noi un paese nettamente trasformatore, e anche sui piani. Quindi noi importiamo grandi quantitativi per poi esportarli, come dicevamo prima, e quindi questo ci potrebbe però esporre a un grosso rischio di aumento dei costi dovuto al CBAM, per cui la cosa è da monitorare con molta attenzione. E anche perché, guardando poi le percentuali di media, probabilmente siamo il principale importatore della UE con un 30% del totale, e quindi siamo anche quelli che poi vanno a rischiare di più nel momento in cui ci sarà da pagare ulteriori tasse sul fronte dell'import. Le conclusioni, come abbiamo visto insieme, il mondo comunque è in una fase di diminuzione dell'export di acciaio, sia per il mercato, sia anche per le scelte probabilmente politiche, quelle dell'autarchia, quindi il maggior consumo in termini di Cina e Russia. Abbiamo questa fase bifronte in cui proprio Cina e Russia tentano a chiudersi, mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono in trattativa per riaprire. Restano però le questioni aperte della salvaguardia, che continua fino a quando comunque le relazioni non si sbloccheranno, di questo nuovo CBAM che potrebbe arrivare per influenzare l'acquisto di materiali, dei prodotti, e quindi anche creare una situazione di salvaguardia e CBAM che si applicano allo stesso tempo sui prodotti, quindi a un ulteriore aggravio, e abbiamo visto che il nostro paese sconta una maggiore fragilità da questo punto di vista, perché è più dipendente dall'estero rispetto all'Unione Europea. Grazie, mi passo la parola a Lucio. Grazie Davide, ci hai fatto davvero un ottimo excursus che
mi serve, ci serve adesso per questa seconda parte della nostra mattinata insieme. E con me, ve lo dicevo prima, ci sono l'ingegner Flavio Brega, direttore generale di Federacciai, benvenuto direttore, e abbiamo Paolo Sangoi, che è presidente di Assofermet Acciai da poche settimane, e CEO del gruppo Sangoi. Paolo, benvenuto anche a te. Buongiorno a tutti, ci siete, mi sentite? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno Lucio, buongiorno, e grazie Paolo. Per l'invito. Ciao, buongiorno anche a voi, assolutamente, ti sento e vi sento, grazie dell'invito. Perfetto, eccoci qua tutti. Allora, con voi questa mattina vorrei fare una ragionata larga, per così dire, nel senso che i temi che sia Carlo Muzzi che Davide Lorenzini ci hanno sottoposto ci impongono di avere uno sguardo, un pochettino di visione. Abbiamo e avete, in queste settimane ci sono state anche da parte delle due associazioni delle prese di posizioni anche piuttosto, diciamo così, decise sul tema della salvaguardia, ma che io vorrei far diventare uno degli elementi di questa nostra conversazione, anche per un motivo molto, molto, molto semplice. Io, diciamo, sono discretamente un pratico, quindi parto dal presupposto che adesso la salvaguardia è in essere, quindi cerchiamo di capire in chiave evolutiva cosa può succedere, cosa potrebbe succedere col CBAM, e in particolare se alle viste di una revisione legata al venir meno della section, o semplicemente l'anno prossimo, tra un anno, come diceva Davide Lorenzini, ci dovremo riparlare, in qualche modo possiamo ragionare davvero, davvero insieme. Perché avervi qua questa mattina è interessante, oltre che molto, molto piacevole? Perché insieme siamo comunque la filiera italiana dell'acciaio, e quindi a questo, come dire, è un elemento di forza ed è un elemento che è di ricchezza per l'intero paese. Dico semplicemente a chi ci sta seguendo e che mi sta mandando delle domande, che spesso poi sono delle considerazioni che cercherò, diciamo così, io di prenderle e di riassumerle all'interno di questa riflessione che faccio insieme con Bregant e Sangoi. Quindi partirei così, se siete d'accordo, con una riflessione da parte di entrambi, che è legata un po' ai temi che abbiamo visto e anche ai dati che sono stati presentati da Muzzi e da Lorenzin, dai quali emerge di base, direi, una stabilizzazione delle esportazioni mondiali e la forte crescita produttiva della Cina. L'altra cosa sulla quale mi interessa avere una vostra, diciamo così, opinione per rompere il ghiaccio e per partire, è questa idea della macro regionalizzazione, per la quale ci troviamo di fronte a mercati enormi che comunque, l'ultimo è quello della Cina, dicevamo prima, tendono a chiudersi anche perché hanno la necessità di supportare attraverso la produzione interna la grande fame di acciaio che hanno sul loro territorio, e quindi la grande necessità di sostenere la ripresa, in particolare quella che è scattata dopo, lo abbiamo visto con Muzzi, dopo la pandemia. Partirei questo giro, ma poi chiacchieriamo, diciamo, abbastanza liberamente. Partirei da te, direttore Flavio. Ti ringrazio Lucio, bellissima domanda e temi stimolanti, ci sarebbe da parlare e da esaminare nel profondo per giorni interi, anche perché i temi sono di attualità e decisamente importanti, dobbiamo arrivare in fondo per affrontare queste sfide. Io francamente non riesco a dire oggi se siamo davanti ad una regionalizzazione dei mercati intesa in senso strutturale, o non siamo davanti piuttosto ad un insieme di effetti legati anche alle forti misure di ripartenza messe in atto in diverse aree del mondo, dalla Cina agli Stati Uniti e via dicendo, che di fatto portano a modificare effettivamente tutti i flussi delle commodity e di molte materie prime. Tra l'altro la Cina lavora per piani quinquennali, quindi è chiaro che fanno piani a lunga scadenza che possono far vedere in un breve tempo una sorta di regionalizzazione, ma poi, finito il piano, cosa succede? Quindi questo sarà da vedere. Certamente abbiamo davanti una accentuata sensibilità ambientale e delle sfide
importantissime che andranno ad impattare sicuramente, ad esempio, sul prezzo dei trasporti, se ne è parlato prima, però guardate che non, forse i trasporti non stanno ancora, senza forse, non stanno ancora ribaltando sul mercato quello che sarà il vero impatto delle emissioni che avranno anche loro, quindi i nuovi combustibili e gli adeguamenti, gli investimenti che gli armatori dovranno fare sulle navi per adeguarsi ai combustibili senza zolfo, a ridotte emissioni e via dicendo. Come del resto, l'altro tema è l'impatto sulle materie prime, la forte decarbonizzazione di cui l'Europa è leader con pesanti ripercussioni al suo interno, ma che poi seguirà, verrà seguita da tutto il mondo, certamente avrà ripercussioni sul mercato delle materie prime, cambiando le produzioni da alcune materie prime ad altre, quindi cambiando la geopolitica di questi flussi, cosa che si sta già vedendo adesso, magari ne parleremo poi più diffusamente dopo, con la tesaurizzazione, ad esempio, del rottame da parte di una serie di paesi che hanno già visto e stanno già pensando e ragionando in questa direzione. Paolo, Presidente Sangoi, il tuo punto di vista largo? Io mi allargo un po', ecco, qualche cenno storico. Stiamo assistendo ad un ennesimo mutamento delle produzioni, nonché dei flussi di acciaio nel mondo, come peraltro ciclicamente sempre avvenuto. Dal 65 al 2020 il mutamento dello share nella produzione mondiale dei vari paesi è stato positivo per la Cina, che è passata dal 3% al 57%, per l'India, che è passata dall'1 al 5%, il resto dell'Asia dallo 0,55 al 7%. Nello stesso periodo negativo è stato per la UE, che è passata dal 33% di share al 9%, gli Stati Uniti dal 23 al 4%, la Russia CIS dal 20% al 5%, il Giappone dal 12% al 4%. Dal 74 all'84 la crisi negli USA ha dimezzato la sua produzione siderurgica. Nello stesso periodo la Russia è diventata il primo produttore mondiale di acciaio. Nel 93 la Cina sorpassa la produzione degli USA. Nel 96 la Cina diventa il primo produttore mondiale, superando il Giappone, primato che non lascerà più. La crisi nel 2009 impatta gli Stati Uniti con il 35%, la UE con il 27%, Giappone 26%, la Cina positiva, unica al mondo, con un 13%. Nel 2017 la produzione cinese supera la produzione del resto del mondo. La crisi del 2020 impatta Stati Uniti con il 17%, l'Europa 9%, Giappone 16%, Cina più 5%. Ora, la guerra dei dazi lanciata dall'amministrazione Trump, e di che se ne dica oggi sostenuta anche da Biden, alla quale è seguito il varo della misura di salvaguardia, ha ingenerato un sostanziale mutamento dei mercati mondiali dal momento che l'export era di fatto compromesso. La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione, portando i vari stati ad una generale riduzione dell'utilizzo della capacità produttiva. Il periodo attuale è caratterizzato da una vigorosa ripresa della domanda conseguente ai periodi dei lockdown, e ci si attende, come si diceva prima, una crescita esponenziale dei consumi per effetto degli stimoli economici europei e mondiali, dei quali peraltro, ecco, l'Italia sarà destinataria di quote significative. Esiste però un risvolto della medaglia che, se non gestito celermente, potrebbe seriamente compromettere la crescita stessa. È l'inflazione. Ed è stato proprio il presidente cinese, fortemente preoccupato del caro prezzi nel suo paese, ad intervenire trasversalmente, minacciando tutti quegli operatori che si sarebbero prestati ad azioni speculative. Per quanto personalmente non mi ritrovi nella filosofia cinese, devo riconoscere che una ratio esiste in questa dura presa di posizione, in quanto contenendo e meglio distribuendo la ricchezza nella filiera produttiva si favorisce una maggior competitività delle imprese nei mercati mondiali.
le materie prime e di semilavorati rappresentano delle risorse senza le quali sarà impossibile sfruttare i benefici derivanti dalle ingenti somme messe a disposizione dei singoli stati. Però, e sono proprio quei paesi, scusami, no, concludo, arrivo, ma sono proprio quei paesi che si sono distinti nella crescita industriale in questi ultimi 50 anni che hanno adottato per primi delle inedite misure volte a disincentivare le esportazioni. Alla Cina si è unita la Russia e la UE, triste a dirsi, risponde con l'adozione di misure contrarie, con l'intento di proteggere il proprio mercato, o meglio i propri produttori siderurgici, dalle importazioni. Ecco. Direttore, allora, se un... Sangoi si è un attimo allargato anche, diciamo così, un po' quello che era il secondo tema, che era quello dell'impatto, quindi ha messo un po' insieme, diciamo, il che cosa sta succedendo dal punto di vista del mercato, quelle che sono state già anche le conseguenze, che cosa ha provocato la Section 232, di fatto, al quale lui ha fatto riferimento, e dall'altra parte la risposta con la salvaguardia. Ma al di là di questi due elementi, sul quale appunto ti chiedo un'opinione in senso di causa e effetto, il tema però sul quale io voglio spingervi a ragionare è questo: all'interno, diciamo, di questa nuova organizzazione mondiale, all'interno di queste nuove necessità di supportare le proprie potenze, che è politica, è economica, è finanziaria, eccetera, l'acciaio paradossalmente è un po' l'emblema di tutto questo. Ecco, da questo punto di vista, Flavio, quanto c'è un elemento di causa-effetto tra la section, la salvaguardia, le misure difensive che hanno introdotto Russia e Cina adesso, quanto invece c'è comunque alla base, o ci potrebbe essere alla base, un pensiero sulla necessità da parte di chi vuole esercitare nel tempo una funzione egemonica di avere, proteggere, difendere, come dire, quelle che sono le industrie di base. E in questo aggiungo, l'Europa, diceva prima Lorenzini, parliamo di overcapacity, ma siamo in overcapacity o abbiamo bisogno di, in qualche momento, su qualche prodotto, di altra capacità produttiva, direttore? Bellissima domanda. Ti ringrazio, Lucio, ma vedi, il tema è che noi dobbiamo sempre guardare ad una logica più ampia, no? Allora, chi conosce Federacciai e i suoi associati sa perfettamente che l'idea che c'è di mercato non è quello di un mercato protezionistico dei dazi, ma di un mercato che deve essere per forza libero, ma naturalmente a condizioni uguali e paritarie per tutti. Questo è un dogma e che teniamo sempre ben fisso. Allora, è chiaro che però in questa logica, quando degli operatori come Trump mettono in essere delle operazioni ampiamente protezionistiche, come la 232, giustificata con una presunta sicurezza nazionale, ma era semplicemente una misura protezionistica in cui ogni chilo di acciaio che entra negli Stati Uniti paga un dazio, è chiaro che poi questi artifici di mercato inducono delle distorsioni artificiali nei flussi. Ma stiamo parlando della salvaguardia americana, ma stiamo parlando anche delle esportazioni in dumping fatte da tanti altri paesi, da cui chi vuole il mercato libero deve gioco forza difendersi. E allora, dove ci sono i dumping, l'Europa mette gli antidumping per riportare quelle aziende, quei paesi a condizioni simili a quelle di mercato, anche se generalmente sotto, perché ricordiamo che c'è anche la lesser duty rule che non compensa mai completamente. Ma dove c'è una protezione come la salvaguardia americana, il sistema europeo mette una difesa che purtroppo ha lo stesso nome e genera una serie di confusioni, ma caratteristiche molto diverse di difesa del mercato. Questo non per proteggere, come ho sentito spiacevolmente in fondo,
per proteggere i produttori europei dalle importazioni. L'Italia è un paese che esporta e importa acciaio come del resto d'Europa, quindi è chiaro che dire che dobbiamo proteggere dalle importazioni è una cosa che non sussiste, però dobbiamo difenderci dalle importazioni scorrettamente fuori mercato o artificialmente fuori mercato, e questo è lo strumento, sono gli strumenti di difesa commerciale europea. Se vuoi poi entro anche nel dettaglio della salvaguardia, del perché l'abbiamo vista rinnovare, ma poi anche che cosa dobbiamo fare adesso, perché poi questa è la situazione di fatto, ma immagino che la discussione debba evolversi un po' per cercare di vedere che cosa dobbiamo fare. Sì. Io su questi due temi hai focalizzato, vi farei, siamo al tema della salvaguardia, che comunque è uno dei temi di questa mattina, adesso mettiamola così, ve la giro con quelle che sono le domande che reciprocamente in qualche modo ci si fa e vi fate anche su questo tema. Da un lato, lo dicono i dati, ma ci sono è una delle tesi, diciamo così, di produttori, di Federacciai, non siamo riusciti nemmeno a utilizzare tutte le quote, quindi non è un problema di salvaguardia se non riusciamo ad avere se è schizzato il prezzo o se non ci sono i materiali. Dall'altra parte però è la replica di Assofermat, ma anche di parte della catena produttiva e anche di alcune domande che ci stanno arrivando. In questo momento diciamo così, gli utilizzatori in particolare si trovano a fare i conti con una mancanza oggettiva di materiale, o comunque con una difficoltà a reperirlo, oppure per reperirlo devono, come dire, in qualche modo pagare dei prezzi esorbitanti. Ecco, io partirei un po', diciamo così, leggetemi la salvaguardia da questi due punti di vista, in modo che riusciamo magari anche a fare un passo, come dicevate entrambi, ma come diceva il direttore Bregant, anche per ragionarla in chiave evolutiva. Vuoi cominciare tu, Paolo, e poi sentiamo il direttore? Sì. Io considero allarmanti, ma veramente allarmanti, le segnalazioni di un grandissimo numero di nostri associati che testimoniano la effettiva totale mancanza di offerta da parte di molti produttori europei. Proprio quei produttori che tanto hanno voluto un regolamento che li tutelasse, oggi si dichiarano impossibilitati a formulare offerte per esaurita capacità produttiva e dove l'acciaieria riesce a quotare a causa dei lead time estremamente lunghi. Le produzioni oggi sono targate 2022. Chi vi parla ha proprio la responsabilità degli approvvigionamenti in azienda. E devo confermare le molteplici difficoltà che quotidianamente siamo tenuti a superare, legate a insufficiente disponibilità di offerta da parte dei produttori UE, ma dico insufficiente, non ce n'è abbastanza, lead time per le nuove produzioni che da 2-3 mesi sono passati oggi a 5-6 mesi, ritardi abnormi da parte di tutti i nostri fornitori, tutti, dai più bravi ai meno bravi, causati ovviamente da un eccessivo carico di lavoro che si quantificano nei casi più gravi anche in 4-5 mesi. Però in tutto questo c'è una riconferma delle misure di salvaguardia che inevitabilmente ci limitano l'operatività. La cosa ovviamente è di una gravità Ecco, però la parte di domanda che era, diciamo così, rivolta in particolare a te era: perché all'interno allora di tutto, che è uno dei temi che avanza poi anche Federacciai, non riusciamo nemmeno a, diciamo così, usarle tutte le quote che ci sono state messe a disposizione? E dall'altro lato, facciamo però un elemento anche, lo chiedo anche a te, poi ci torno con Bregant, in chiave evolutiva. Cioè, questa mancanza di materiale è solo legato all'elemento salvaguardia? Mi sembra in qualche modo un passaggio un po' univoco, un po' troppo semplice, Paolo. Dunque, per spiegare il perché
e ci terrei a farlo una volta per tutte, ecco, il perché non vengano interamente utilizzate le quote, c'è bisogno, ecco, di fare qualche cenno storico. Ora non voglio essere, non voglio dilungarmi troppo, però ecco, per spiegarlo bisogna essere chiari, perché altrimenti una spiegazione sintetica non è sufficiente. Cerco comunque di andare abbastanza nel dettaglio, ecco. Prendiamo come esempio il contingente più capiente, che è quello dei coils a caldo. Nel 2018 la Commissione deliberò di non assegnare contingenti per paesi, poiché già il 60% delle importazioni erano gravate da misure antidumping, e ritenne più appropriata l'assegnazione di una quota globale. Successivamente si aggiunsero nuove indagini antidumping e antisovvenzione, portando all'80% il volume delle importazioni gravate da antidumping. Le motivazioni sottese alla decisione iniziale quindi rimasero validi. Dal 1 luglio del 2020 la Commissione deliberò di trasformare il contingente da globale a quote individuali, creando in parallelo una quota denominata Other Countries, nella quale confluivano i volumi dei paesi principali esportatori nel triennio 2015-2017, poi assoggettati ad azi antidumping e antisovvenzione, parliamo dell'Iran, l'Ucraina, Brasile e Cina, che di fatto ne hanno bloccato le esportazioni poi verso l'UE. Ne consegue che tale quota non verrà utilizzata da tali paesi e nemmeno da paesi assegnatari di quote individuali. Va poi precisato che le quote attribuite ai singoli paesi sono state determinate dalla Commissione in base ai volumi di esportazione di tali paesi nel periodo 2015-2017, perché quella è la finestra che è stata considerata. Considerato però che nel predetto triennio i maggiori paesi esportatori erano quelli attualmente soggetti ad azi antidumping, quindi Iran, Ucraina, Brasile e Cina, va da sé che gli altri paesi esportatori, Turchia, Corea e India, in primis, oggi assegnatari di quote individuali, avevano esportato in quel periodo volumi di COIS laminati a caldo di gran lunga inferiori rispetto agli attuali. Quindi è stato invertito il sistema di calcolo. Quindi, concludendo, da un lato, come detto, le quote individuali attribuite a determinati paesi esportatori, come ad esempio Turchia, India e Corea, non riflettono l'attuale flusso di importazione da tali paesi, ma i flussi di gran lunga inferiori registrati nel 2015-2017. Dall'altro, la quota Other Countries rimane in gran parte inutilizzata, in quanto essa ricomprende le quote storiche nel triennio 2015-2017 di paesi Ucraina, Iran, Brasile e Cina, che sono stati nel frattempo assoggettati ad elevati dazi antidumping. Quindi da quei paesi non compriamo. C'è la quota, certo, ma non compriamo, perché di fatto è antieconomico, è realmente impossibile farlo. Il rischio, e qui concludo, il rischio di inutilizzo delle quote individuali in seguito a questa delibera fu per tempo da noi segnalato alla Commissione UE, noi come Assofermet, nonché ai competenti organi istituzionali e dei documenti, e i documenti sono peraltro disponibili in associazione. Direttore, cioè, i temi sono due, vabbè, immagino che una replica dal punto di vista di questo tema delle quote che Paolo Sangoi ci ha raccontato, ti toccherà. Però la parte che io sono più interessato a sottoporti è proprio, diciamo così, quella che dicevo, l'altro pezzo della medaglia, il fatto che da parte dell'utilizzo ci sia, salga un po' un grido d'allarme, cioè abbiamo poco materiale, questo poco materiale in qualche modo penalizza poi non soltanto noi, ma penalizza il paese. E l'altra cosa sulla quale io avrei bisogno che anche tu mi aiutassi a ragionare è se, cioè quello che dicevo prima, anche se poi Sangoi non mi ha risposto in questo, questo elemento per il quale facciamo discendere quasi in modo meccanico l'aumento dei prezzi alla presenza della salvaguardia, che
è evidente che probabilmente è uno degli elementi, ma non mi convince in toto come lettura omnicomprensiva. Direttore. Allora, il problema del prezzo delle quantità sul prodotto finito e sull'utilizzo esiste un problema reale. Lo vediamo sia in Federacciai, perché ovviamente abbiamo associati sia i produttori che i trasformatori, ma ovviamente viviamo tutti nel mercato e quindi sappiamo benissimo che cosa succede ai cantieri, sappiamo benissimo che cosa succede a chi ha i contratti bloccati e deve ovviamente far fronte a degli ordini, a delle commesse. Tra l'altro, cosa che resta anche decisamente più complicata davanti agli incentivi e alle edilizie che ci sono stati, e quindi è chiaro che bisogna in qualche modo far fronte. Ma proprio per questo io ho l'idea che affrontare, come è stato fatto in passato e come vedo che si continua a fare, il tema della salvaguardia, restando ancorati all'ideologia, credo che sia stato e sia ancora una grande occasione persa. Perché di fatto quello lì era un gioco a risultato già scritto, no? Le condizioni Trump depotenziata, sì, no, come dice un ascoltatore, forse dovrebbe però approfondire un attimo il tema, vedere che livello di depotenziamento, ma Trump ha messo la salvaguardia e Biden non ha, come si diceva all'inizio, manifestato neanche l'idea di toglierla, evidentemente un negoziato. La saturazione delle quote, su cui adesso entro in breve, evidentemente ha dato la possibilità alla Commissione europea di dire sono le condizioni iniziali che sono rimaste e la prolungo, e di fatto l'ho fatta esattamente uguale, ha semplicemente rinnovato lo strumento del CEL. Io dico, forse qui, se non fossimo stati ancorati all'ideologia, ecco, è tutta colpa della salvaguardia, probabilmente avremmo invece potuto intervenire migliorando lo strumento, cosa che adesso dovremmo fare con la revisione obbligatoria, ma ovviamente rischiamo di perdere un anno. Perché le quote non saturate non sono l'effetto che dice Sangoni. Scuso, mi spiace, ma sono in disaccordo con lei, sia in parte sulla parte storica, ma soprattutto all'interno dei numeri che bisogna guardare. Allora, l'occhio evolutivo che ti dicevo prima, è che noi adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare quei numeri lì, che cosa ci stanno dicendo, perché la non saturazione del mercato e delle quote di importazione di fatto è figlia di certamente una parte di quello che dice Sangoi, che però confonde ancora antidumping con salvaguardia, le cose non si sommano, ci sono state delle dinamiche decisamente più complesse su questo, grazie ai cinesi c'erano già nel 2017 di recente. Ma il tema è che è figlio di alcuni comportamenti fortemente modificativi. Per esempio, ha citato Sangoi cois a caldo, e vediamo che la quota dei cois a caldo non è saturata, ma ad esempio l'India ha saturato subito la sua quota trimestrale in 3 giorni, nell'ultimo quadrimestre, ma anche prima, nell'ultimo trimestre, ma anche prima. Non solo, è andata addirittura a prendere le quote degli altri paesi, ha saturato pure il massimo della quota degli altri paesi che poteva. Sto guardando l'ultimo trimestre della ex salvaguardia, quindi il secondo trimestre di quest'anno. Allora, è chiaro che abbiamo questo tipo di comportamento, e lì dovremmo capire come mai l'India in 3-4 giorni ha saturato quello che avrebbe, che nella media prima esportava in 6 mesi. Ma come mai arriva a saturazione? Poi c'è stata la Russia, ad esempio, che ha saturato anche lei la sua quota ed è andata a prendere la quota degli altri paesi, ma si è fermata al 60%. Però la Russia è andata a esportare in altri paesi, ad esempio è andata a esportare negli Stati Uniti o altre cose, dove c'è il dazio del 25%, ma è figlio anche, ad esempio, di una Corea che è arrivata al 60% della sua quota media di importazione. Quindi è stata ben lontana dalla sua quota, ma addirittura la Corea ha aumentato le sue esportazioni di piani a caldo rispetto a prima. E dove è andata la Corea? Uno dice, c'è la Cina che assorbe, sarà andata in Cina. È andata in Cina, sì, ma è andata anche negli Stati Uniti. Ha portato 110.000 tonnellate in più in questi primi mesi, 5 mesi, negli Stati Uniti, nonostante il dazio del 25%, ma non è venuta qua. Allora, è qui che dobbiamo andare a analizzare come mai questi paesi che esportavano prima, no, esportano di più, ma non vengono in Europa.
quali sono le condizioni, perché è qui che dobbiamo andare a lavorare per migliorare lo strumento, che deve evidentemente non rispondere a logiche contingenti di adesso, dice ah, è salito il prezzo, allora cambia la salvaguardia. No, la salvaguardia agisce sulle distorsioni dei flussi a lungo termine legate ad altre cose, ma ovviamente deve essere calibrata su quelli che sono i flussi attuali. Assistiamo ad una modifica importante della geopolitica, allora è chiaro che non possiamo tenere conto della Cina come era 3 anni fa, 4 anni fa. Dobbiamo tenere conto che la Cina nel 2020 è diventata il primo importatore mondiale di acciaio. La Cina ha importato qualcosa come 38 milioni di tonnellate di acciaio e prima lo esportava. La UE è rimasta seconda e gli USA sono rimasti terzi. Quindi è chiaro che si cambia il gioco, si cambiano i flussi e bisogna adeguare lo strumento ai flussi. Come dico, adesso dobbiamo farlo e credo che sia nell'interesse di tutti farlo. Probabilmente abbiamo perso del tempo, dobbiamo andare a verificare questi flussi. Perché è l'unico modo, perché ripeto, oggi la capacità produttiva che tu dicevi, allora, cioè, se io guardo la ripresa dei produttori italiani, i produttori italiani hanno fatto un più 27% nel 2021, e si sono ripresi tutto quello che avevano perso nel 2020 e sono arrivati già sopra la produzione di materiale del 2019, legato anche al fatto che l'acciaio in forno elettrico è più veloce nel reagire alle dinamiche di mercato. L'Europa ha ripreso decisamente più lenta questa cosa e certamente, altrettanto certamente, la situazione dell'Ilva di Taranto non aiuta, perché è chiaro che tenendola bassa è chiaro che c'è mancanza di materiale che deve essere importato da qualche altra parte, no? Quindi però quello che vorrei sfatare è che noi non possiamo pensare che l'Europa metta capacità produttiva, tac, schiacci le dita e improvvisamente abbiamo milioni di tonnellate in più, anche perché poi probabilmente tra 4-5 anni non sapremo cosa fare, ma è chiaro che in un mercato mondiale bisogna vedere i flussi verificati. Facciamo qualcosa per mettere a posto questi flussi e superare queste contingenze. Naturalmente in un'ottica generale, perché ci sono dei cambiamenti davanti che si aspettano molto importanti. Ecco, c'avevo un altro paio di questioni, ma magari me le tengo alla fine. Fatemi andare avanti su questo tipo di ragionamento. Scusami Lucio, certo. Posso solo rassicurare l'ingegner Bregant che non confondo l'antidumping con la misura di salvaguardia. Ahimè, sono temi con i quali ho a che fare tutti i giorni, quindi sono ben consapevole di che cosa siano. Li metto semplicemente insieme, perché uno si chiama in un modo, uno si chiama nell'altro, ma entrambi rappresentano comunque agli effetti pratici dei limiti all'attività di import, di che se ne dica. Ecco. Ok, l'elemento sul quale volevo portarvi a ragionare adesso è un po' questo. Ritengo sinceramente, adesso non fatemi fare il buonista a tutti i costi, in ogni caso penso che ci sono degli interessi che sono degli interessi di filiera, perché se il pendolo una volta batte da una parte, poi batte dall'altra, quello delle restrizioni, delle liberalizzazioni, c'è solo un modo, quello per prevenire l'andamento del pendolo, ed è quello di fare delle azioni per mettersi in sicurezza. L'altro elemento che mi permetto di portare è che noi discutiamo, lo dicevo con Bregant, lo dicevo con Sangoi quando abbiamo preparato naturalmente questa chiacchierata, ragioniamo in chiave italiana, ma stiamo parlando di un provvedimento europeo all'interno del quale ci sono forze importanti e interessi spesso diversi anche rispetto a quelli che può avere il mercato italiano, perché come abbiamo visto dalle slide di Lorenzini noi abbiamo delle peculiarità. Allora, la domanda è, stante che in attesa che possa succedere qualcosa sulla section, ma visto che un anno va via in tempi rapidi, c'è un modo nel quale, voglio dire, voi che poi siete gli attori fondamentali,
io contemplo sempre anche l'utilizzo, perché mi metto sempre poi dal punto di vista anche di colui che è l'acquirente di un bene o servizio, che lo vorrebbe a un prezzo, come dire, competitivo, di alta qualità, fatto in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da un punto di vista delle cose che possiamo fare, che potete fare, cioè io quello che posso fare è farvi chiacchierare insieme amabilmente, che cos'è che possiamo fare, che potete fare per, diciamo così, costruire un pezzo di strada che porti a, come dire, sterilizzare parte di quelle problematiche che ha evidenziato Paolo Sangoi e anche di quelle che ha evidenziato l'ingegner Bregant. Non so, vuoi cominciare tu, Paolo? Sì, io, ecco, se mi permetti, vorrei fare una ulteriore precisazione, ecco, su quello che poi succede ed è successo nel mercato. Le commodities, ovvero i gradi base di acciaio, sempre restando sui prodotti piani, ma credo che anche gli altri non abbiano una situazione analoga, risultano da sempre essere poco gradite dai produttori europei, i quali ambiscono a produzioni di gradi di acciaio elevati, potendo contare così su degli extra superiori. Sono stati proprio i produttori europei a spingerci negli ultimi 10-15 anni all'estero per soddisfare tali esigenze, chiedendoci nel contempo di riservare a loro le qualità più elevate. E questo è ciò che abbiamo fatto, abbiamo aperto dei canali di fornitura continuativi, tanti di essi non sono nemmeno economici, o addirittura risultano essere più onerosi rispetto alla produzione europea, ma abbiamo trovato dei partner affidabili con livelli di qualità elevate, cosa che non siamo riusciti a trovare in Europa. Ora, se da parte di Eurofer, Federacciai in Italia, c'è l'apertura al dialogo, ma apertura al dialogo a 360 gradi, voglio dire, beh, noi ci siamo e come, ecco, non saprei, ecco, in questo momento come approcciare, perché diciamo che l'atteggiamento tenuto da Eurofer è stato un atteggiamento molto duro, ecco, e poco collaborativo nei confronti nostri, che siamo i primi loro partner. Ecco, dovessimo, cioè, alla domanda come ne veniamo fuori, la mia risposta è semplicissima: la rimozione delle misure. Ripristiniamo quello che è una libertà di mercato con le giuste regole. Perdonami, Paolo, cioè questo è paradossale, cioè è evidente che è così, ma siccome così non sarà, non facciamo passi in avanti. Cioè, il passo in avanti, consentimi, è quello che ci mette nelle condizioni di trovare delle mediazioni, perché di questo stiamo parlando, per riuscire in chiave evolutiva a migliorare una situazione che rischia di essere penalizzante. Io dico in particolare per l'Italia, quando dico l'Italia ha dei punti di vista che sono diversi rispetto, probabilmente anche, adesso non voglio entrare nel dibattito Federacciai Eurofer, se lo farà fuori Bregant, che è più bravo di me, però non sono così convinto che siano sempre esattamente sovrapponibili le posizioni. Allora, la domanda è che ti faccio, che ti facevo, ma che sulla quale tanto siamo qui e ce la raccontiamo tra noi, abbiamo soltanto 150 persone che ci seguono e che sono tantissime per quest'ora e per questo mese, ma dico, cioè, fare qualche cosa in chiave evolutiva significa tentare di mettere giù un processo di mediazione, perché partire dicendo dobbiamo toglierla, non penso che oggettivamente, se posso permettermi, faremo dei grandi passi avanti. Non lo so, Bregant, se mi vuoi dire tu la tua, poi magari risento Paolo Sangoi, se tu mi butti lì qualche proposta, vediamo come la prende lui. Certamente non entro nella polemica ai buoni da una parte e cattivi dall'altra, perché non ha senso, non serve a niente. Altrettanto certamente la dialettica tra Federacciai ed Eurofer, che sono due associazioni un po' diverse, Eurofer ha solo i produttori, Federacciai non solo, è chiaro che è sempre aperta e sempre si discute. Abbiamo cercato per anni di fare delle politiche di filiera, perché io in particolare
ma molti come me sono convinti che lavorare con la filiera intera sia l'unica vera arma che abbiamo davanti, perché se stanno bene i produttori, stanno bene i distributori, stanno bene fino all'utilizzo finale, è l'unico modo che abbiamo per affrontare delle sfide formidabili che abbiamo davanti. Perché oggi noi abbiamo davanti una Cina che produce più della metà dell'acciaio mondiale e che ha lei sì una sovracapacità tale addirittura da poter chiudere tranquillamente tutte le acciaierie europee, perché la Cina ha 300 milioni di tonnellate di capacità produttiva in più e il fabbisogno europeo di 150. Quindi è chiaro che abbiamo una Cina che può fare il bello e il cattivo tempo, con la piccola avvertenza che quando si rompe una catena, perché la filiera è una catena fatta da anelli, tutti gli altri anelli non servono più. È un po' strano pensare che si rompe un anello ma gli altri restano in vita. No, perché ovviamente la Cina e le altre sfide che vengono davanti rischiano, poi fanno fuori un anello ma poi fanno fuori tutti gli altri anelli in seguito. Allora è l'unico modo che abbiamo, perché poi abbiamo davanti delle sfide importantissime di carattere ambientale e produttivo. Non possiamo dimenticare che davanti al Green Deal i tedeschi, ad esempio, hanno già fatto un piano siderurgico nazionale dell'acciaio. Il governo ha chiamato le parti sociali, ha chiamato i produttori, ha chiamato i sindacati, ha chiamato tutti, hanno fatto un bel piano, stanno facendo i decreti attuativi. Il nuovo governo tedesco avrà il piano idrogeno, dove avremo un Green Steel, grandissima sfida, l'acciaio verde, e però i tedeschi faranno con l'energia fotovoltaica del mare del nord, che hanno là un sacco di impianti che stanno anche sotto utilizzando, loro riusciranno a fare idrogeno verde e a fare acciaio verde. Noi cosa faremo? Non lo so, ma è chiaro che non abbiamo neanche un piano siderurgico, perché il nostro governo non ci ha ancora chiamato, non lo sta facendo, col tema dell'Ilva, col tema di Piombino, col tema delle crisi, ma anche col tema di tutta la comunità dei produttori siderurgici, dei trasformatori e via dicendo, fino all'utilizzo che potrebbero avvenire da loro. Ecco, questo potrebbe essere, ad esempio, un primissimo spunto importante di dire, signori, sediamoci a un tavolo. Una volta c'era addirittura un tavolo, un osservatorio siderurgico, dove peraltro sedevamo sia Sofferment che Federacciai, ma è andato perso anche questo dominio e non viene riconvocato. Abbiamo davanti tutte queste grandi sfide che, se non affrontiamo assieme, sarà davvero difficile superare. Paolo? Sì, ripeto, ben venga il dialogo, se il dialogo sarà costruttivo, ma insisto a dire, ecco, che fino adesso purtroppo quello che abbiamo visto l'abbiamo subito e siamo estremamente preoccupati per quello che sarà l'impatto del caro prezzi che inevitabilmente sul mercato avremo, con un'esplosione del tasso di inflazione. I numeri sono realmente preoccupanti, e se non si interviene subito io auspico la rimozione, d'accordo, per arrivare alla rimozione ci passeremo attraverso una serie di interventi, ma ecco, dobbiamo avere tutti quanti la consapevolezza che la grande responsabile è la misura di salvaguardia di tutto quello che sta succedendo. Ecco, non possiamo negarlo. Ma per esempio questa idea della ripresa di un tavolo siderurgico per avere, tanto per cominciare, un'interlocuzione più stretta tra di voi, io non lo so sinceramente quanto vi sentite, ma poi anche col governo, nella misura in cui, come dire, la siderurgia, io torno a ripeterlo, è fondamentalmente l'industria base strategica di tutte le altre industrie. Quello che noi abbiamo imparato dalla pandemia è questo: senza l'acciaio non si fa niente. Mi riguarda, Lucio, da sempre il nostro patrimonio risiede nel numero e nella qualità dei nostri partner, siano essi fornitori che clienti. Quindi siamo aperti al dialogo. Quindi se vogliamo iniziare, possiamo iniziare anche subito. Ma ecco, il confronto deve essere un confronto a 360 gradi che tenga conto di quelli che sono i problemi
che questa situazione andrà a generare nel corso dei prossimi mesi. Quindi se c'è questa consapevolezza da parte di tutti, ci deve essere da parte parte di Eurofer, ecco, ci deve essere la disponibilità a rivedere nella sostanza le misure. Ecco, andrei a scomodare anche il provvedimento CBAM, che voglio essere eccessivamente polemico, ma sembra, per come è stato concepito, per come perlomeno in bozza, sembra essere l'erede, ecco, della misura di salvaguardia. Ecco, quindi facciamo in modo che non sia così. Questa era un po' l'ultima questione che vi volevo porre. Tu l'hai già un po', anche perché stiamo già da una bella conversazione, molto, molto libera, molto franca. Direttore, cosa pensi del CBAM? Come lo vedi? Guarda, velocemente, però non posso non dire che non ci sto ad un dialogo sulle ideologie, dove dice sediamoci, fate le proposte, perché noi siamo qua che aspettiamo, essendo i più bravi del mondo. Evidentemente dobbiamo... Se vogliamo aprire un confronto, lo apriamo paritario, ma non ci può essere nessun tipo di subalternità, bisogna lavorare assieme, se si vuole lavorare assieme, altrimenti diventa difficile. Io sono qua, venite con le proposte, altrimenti noi siamo i bravi, gli altri sono i brutti cattivi. No, rifuggo da questo tipo di confronto, io sono aperto a confronto paritario sui problemi. E la CBAM non è certamente l'erede della salvaguardia, la CBAM è un'idea che teoricamente ha un senso, perché è chiaro che se laddove una Unione Europea dice voglio fare il leader nella parte ambientale e addosso ai produttori una serie di costi che i concorrenti esteri non hanno, è chiaro che in qualche modo mette questi concorrenti esteri, questi produttori europei, in difficoltà rispetto al mercato. Poi però ha nella pratica dei gradi di complessità formidabili, perché cominciamo dal campo di applicazione. Allora, è chiaro che devi cominciare con qualche cosa, però dovresti cominciare con tutti i prodotti che io chiamo steel intensive, cioè fatti al 100% di acciaio. Non me ne vogliono quelli che fanno i rivestiti, intendo fatti principalmente di acciaio. Però è chiaro, è già lì, per esempio, il fatto che adesso, prima erano fuori i tubi, adesso li ha rimessi dentro, ma l'acciaio inossidabile è fuori, che non si capisce perché, è quindi da discutere. Ma mano a mano che si va nella complessità e si arriva all'automobile, al prodotto finale, è chiaro che la gestione di queste cose sarà complicatissima. Il secondo ordine di complessità è certamente la diversità del ciclo produttivo, perché è chiaro che una cosa è l'acciaio prodotto dal ciclo integrale col suo tipo di emissione, e un'altra cosa è quello fatto dal forno elettrico, e bisogna vedere come si gestiscono le stesse cose nel prodotto, nell'utilizzo finale. La terza cosa è come tratto la terza livello di complessità e come metto in grado i produttori europei di andare sui mercati terzi, perché abbiamo detto che siamo un mercato importatore-esportatore, ma se contemporaneamente, perché escono due provvedimenti contemporanei, uno è la CBAM, l'altro è la revisione del sistema ETS, chi è sotto la CBAM improvvisamente perde le quote gratuite che sono strumento sul carbon leakage, cosa succede? Il mercato europeo sarà in qualche modo bilanciato, perché i produttori esteri hanno questa tassa d'ingresso, che poi non è così, perché è chiaro che mentre un produttore europeo si paga tutti i costi ambientali, il produttore estero che importa il 10% in Europa spalma questa tassa del 10% su tutto il resto della sua produzione. Quindi è chiaro che c'è comunque una discriminazione. Però se non penso a un export rebate o non penso a un mantenimento delle quote gratuita dell'ETS, è chiaro che i produttori europei non esporteranno più un chilo. Questo non può essere quindi teoricamente valida, perché parliamo di dumping ambientale, anche se termine improprio, però decisamente complessa e articolata nell'attuazione, nella messa a terra, come adesso si dice. E se non ci sono, se non c'è la risoluzione di tutti questi tre complessità, il sistema non può funzionare, evidentemente, penalizza chi uno chi l'altro, e vi dicendo. Quindi sarà certamente una grande discussione da affrontare. Beh, questa per esempio potrebbe essere, Paolo, e ci abbiamo naturalmente alla conclusione, anche uno dei
dei nuovi capitoli da mettere insieme all'interno di un dialogo che, adesso non credo, lasciamo dire direttore, che Paolo Sangoi intendesse che, voglio dire, loro si mettono su un piano più alto. Siete in una fase nella quale, come dire, diciamo così, e un po' avervi qua stamattina, secondo me è stato bello, interessante, perché poi siete molto, molto, molto riflessivi, oltre che molto, molto preparati, e anche per smussare quegli elementi, un filo di angolari che in questi mesi, in queste settimane ci sono stati. Io parto sempre da quello che vi dicevo all'inizio, ma che non lo so se da certi punti di vista può essere banale, ma ci sono dei dati di fatto che sono incontrovertibili. Una cosa c'è: come si può migliorare, come se ne può uscire. C'è il CBAM, siamo ancora, cioè non commettiamo lo stesso errore, sia per l'import che per l'export, e dobbiamo discuterlo con questo CBAM, siccome abbiamo visto che siamo abbiamo una quota molto importante di export comunque, oltre che di import. Mettetevi all'opera per arrivare poi a non dovere, diciamo così, ex post trovare che non va bene né ai produttori né agli utilizzatori né ai distributori. Quindi da questo punto di vista, e mi avvio davvero a chiudere, chiedo con una battuta di Paolo e poi una di Flavio, trovate il modo di anche di incontrarvi. Cider Web, da questo punto di vista, io personalmente, ma poi tutta la nostra struttura, noi siamo in campo. Ecco, quello che a noi piace dire è che rappresentiamo, vogliamo bene a tutta la filiera, a tutta la community dell'acciaio. Quindi il primo passaggio probabilmente è un appuntamento, direi, dopo questo in terreno neutro, un altro in terreno neutro. Paolo, ti lascio una battuta, sì, per concludere. Ecco, no, volevo solo fare una precisazione, ingegner Bregan. No, lungi da me, ecco, pensare, ci mancherebbe altro, di volermi posizionare in un gradino superiore, assolutamente no. Quello che chiedo è un tavolo di confronto dove ci sia da parte vostra, ecco, la disponibilità a trattare i temi al pari della disponibilità nostra. Ecco, questo è quello che intendevo. Solo un rapido passaggio sul tema green, che è assolutamente un tema attualissimo e che ha un'importanza significativa. Direi che è opportuno assegnare al tema la giusta priorità, in quanto è vero che la salute del nostro pianeta è imprescindibile, ma attenzione, perché vi sono altri delicati aspetti di cui bisogna tenere debito conto se vogliamo al tempo stesso garantire la tenuta dell'intero sistema economico e produttivo della UE. Ed è proprio grazie ai profitti che riusciamo a sostenere il passaggio epocale. Ecco, assolutamente corretto percorrere la via della decarbonizzazione, ma non possiamo pensare di farlo da soli, e soprattutto dobbiamo sottostare a quelli che sono i tempi dello sviluppo delle nuove tecnologie produttive. Si parla insistentemente della tecnologia di idrogeno, ma dobbiamo sapere che si tratta di una soluzione non ancora pronta, il cui sviluppo rimane ancora incerto a causa degli elevati costi, dell'elevato fabbisogno idrico, degli spazi di cui necessita, la pericolosità del suo trasporto. Quindi, ecco, non è sicuramente una tecnologia pronta, ecco, per essere messa in pratica. Quindi ci vorranno sicuramente dei tempi lunghi. Corretto il concetto che il prezzo delle emissioni debba lievitare al fine di disincentivare le produzioni più inquinanti, ma facciamo attenzione che anche in ambito UE vi sono situazioni comunque molto divergenti. In Germania il 50% dell'energia deriva dal carbone, in Italia solo il 13%. Il prezzo della CO2 in pochi mesi è passato da 6 euro a 55 euro. La stima è che rispetto al 2021 il costo dell'energia lieviterà del 20%, da 50 a 60 euro, quindi ci sarà sicuramente un impatto. Abbiamo ecco, c'è molto, ecco, da riflettere su questo. Ingegnere? E concludo sì, solo dicendo che il rischio che le azioni prese dalla Commissione UE al fine di garantirsi il primato nella corsa alla decarbonizzazione, scusate,
giuste nelle intenzioni, ma complicate, ecco, nelle loro esecuzioni, possano compromettere la tenuta del sistema. Ingegnere, ti lascio... Ti saluto velocemente. Certamente i temi da discutere sono tanti. Oggi, per motivi di tempo, non vi ho parlato di rottame e di tante altre cose che sono sicuramente importanti e interessanti per il settore, perché anche quello sale, ce n'è scarsità. Anzi, noi diciamo che ce n'è scarsità, loro dicono che invece ce n'è troppo. Anzi, riescono a esportare tutto. Lì c'è una diversità di visione. Numeri, dobbiamo, i numeri sono i numeri, vedere. Ce li abbiamo tutti. I numeri ce li abbiamo, dobbiamo discutere, ma soprattutto proprio nell'ottica della decarbonizzazione dobbiamo vedere cosa succederà tra 3, 4, 5 anni in funzione anche dello switch tra ciclo integrale e forno elettrico nell'ottica di decarbonizzazione in Europa. Giusto una battuta conclusiva, Lucio, naturalmente se vuoi, sempre disponibile a confronti di questo tipo, tieni conto che Sangoi è friulano e quindi quando ha un'idea picchia su quell'idea e continuerà a picchiare su quell'idea lì. Tieni conto che io però sono nato a Bergamo, ma come dice mio cognome sono di origine friulana anch'io, per cui anch'io picchio su quell'idea lì e prima o poi devi mettere un ring molto morbido e con molta... Andremo d'accordo. Io vi ringrazio, siete stati davvero, siamo andati forse un po' lunghi, ma i temi sono stati molto interessanti e voi siete entrati veramente nel dettaglio. Vi ringrazio per il vostro... Basta, chiudo. Non lo sento più, non ti sento no, più. No, neanch'io. Va bene, basta, l'hanno sciuttato e buonanotte. Sangoi, piacere della conoscenza e ci sentiremo prossimamente, credo, su questi temi. Anzi, piacere mio, volentieri. Okay, grazie a tutti. Ciao, grazie. Io soltanto un ringraziamento anche a tutti quelli che sono ancora con noi. Vi ricordo che l'ultimo webinar della stagione, diciamo così, prima delle vacanze, quello della settimana prossima, martedì prossimo, parleremo di digitalizzazione per la crescita sostenibile, uno dei temi che abbiamo toccato anche oggi pomeriggio. Lo faremo con un intervento di Yvonne Ruff, che è partner di Roland Berger, poi la nostra Francesca Morandi intervisterà Laura Tolettini di Feralpi, Carolina De Miranda di Ori Marten, Annalisa Citterio di CNH Industrial e poi farò io una conversazione con Nicolò Zuffetti di Cribis, che sta proponendo una piattaforma interessante sul tema del monitoraggio della sostenibilità. Grazie ancora a tutti, grazie all'ingegner Bregan, grazie al dottor Sangoi, è stato un piacere avervi qui con noi questa mattina. Alla prossima. Di nuovo.